fondamentale. Io l'ho incontrata perché un anno e mezzo fa in provincia di Salerno, su un intervento di intervenne insieme a un parlamentare del Partito Democratico, perché sollecitata da alcuni richiedenti asilo che erano in un albergo che era appunto un centro d'accoglienza e il cui proprietario era solito, diciamo, frequentare i locali dell'albergo armato, e quindi questo elemento, diciamo, mise un po' in allarme alcuni dei cosiddetti ospiti del centro di accoglienza e ci fu questa sollecitazione. Io firmai una lettera e incontrai anche la prefettura della città, dove io cominciavo ad occuparmi più attentamente, ma in realtà l'avrei incontrato comunque il tema dei rifugiati, perché io faccio ricerca sull'agricoltura nella Piana del Sele, e che nella provincia di Salerno è una delle aree più ricche dell'agricoltura italiana. In particolare si produce la rucola e la insalata, che vengono ingustate e poi normalmente si incontrano, si mangiano, perché si trovano nei supermercati, è un luogo importante. E poi si produce la mozzarella di bufala, che è conosciuta, ed è un'agricoltura ricca e un'agricoltura ovviamente molto stratificata. E negli ultimi mesi ho cominciato ad incontrare ragazzi giovani, è un'agricoltura in cui lavorano rumeni, rumene, marocchini e indiani, soprattutto nel settore degli allevamenti, quindi sono tutti di pelle bianca. Invece negli ultimi mesi ho cominciato ad incontrare ragazzi neri, molto giovani, dico questo elemento della razza, perché della razza dal punto di vista socio-storico, diciamo, perché ho cominciato ad incontrare ragazzi molto giovani, fuoriusciti dal circuito dell'accoglienza, che ovviamente lavorano a nero in agricoltura. Questo voi sapete che in tutti i settori, ma soprattutto in quello agricolo, la ristorazione e così via, i salari sono bassi già di per sé per costituzione, diciamo, di questi settori, anche se potrebbero essere molto più alti, soprattutto quello agricolo a livello di valore aggiunto, che consentirebbero di redistribuire la ricchezza, però non entriamo in questo dettaglio. Il problema è che si possono innescare facilmente, abbastanza facilmente, elementi di competizione, non solo elementi di competizione al ribasso, ma elementi di antagonismo tra gruppi nazionali, perché questa presenza è assolutamente selvaggia. In che senso? Nel senso che è improvvisa e soprattutto non ha alcun riferimento di tipo comunitario presente, quindi possibilità di mediazione a livello comunitario, e soprattutto non c'è nessuna politica di sostegno, tant'è vero che una parte di questi ragazzi normalmente vive in strutture abbandonate. Strutture abbandonate che in quel territorio erano state finalmente lasciate negli ultimi anni e che ora hanno ripreso a popolarsi. Questo dato qui io lo riscontro come attivista da questo punto di vista e anche come ricercatore, perché in altri territori del sud Italia e anche del nord, in realtà, diversi ricercatori e ricercatrici stanno verificando lo stesso tipo di fenomeno e di presenza. Quindi c'è questo dato della relazione tra una parte del mondo dei richiedenti asilo e l'inserimento a nero in vari settori produttivi, in modo specifico nella provincia di Salerno, nell'agricoltura, ma in altri territori riguarda anche il settore alberghiero. Quindi ovviamente è evidenziato il fatto che queste persone vengono assunte da imprenditori che sono italiani, quindi tanto da evidenziare non è il loro inserimento a nero come volontà, nel senso che sarebbero ben contenti normalmente di avere un contratto, ma il fatto che viene usato come forza lavoro a basso prezzo da una parte dell'imprenditoria italiana. Su questo fatto faccio invece un'annunciazione, appunto, dall'attivista. Alcuni mesi fa ci fu una piccola iniziativa che chiamò l'attenzione da parte della stampa in centro di accoglienza a Sarno in provincia di Salerno, nella parte nord in questo caso. Noi andiamo a fare alcune visite, una delle quali fu fatta anche con gli Asminti, di portare tra l'altro all'interno del rapporto. Io poi sono tornato tra l'altro anche con Rossella, e siamo tornati un pomeriggio a verificare qual era la situazione. Dopo un paio di minuti, dopo due minuti, uno dei ragazzi con cui avevo parlato mi chiese se io cercassi lavoratori. Ovviamente immediatamente avevo già spiegato chi ero, ma che non mi era visto le altre volte, ma a lui non interessava io chi fossi, gli interessava se volessi lavoratori, e se questo fosse un'abitudine. E ovviamente era un'abitudine, nel senso che poi sono tornato
5 del pomeriggio tornavano diversi ragazzi dai luoghi di lavoro, in modo particolare anche in quel caso lì dalla campagna. Quindi c'è questo dato di problematico, perché ovviamente soprattutto in alcuni settori economici può favorire un'ulteriore riduzione dei livelli di civiltà del lavoro, di riduzione dei salari, e dall'altro lato aumenta chiaramente i livelli dei profitti dello sfruttamento. Quindi c'è questo elemento di, come dire, di economia politica della gestione della forza lavoro dei rifugiati e dei richiedenti asilo, che secondo me è un dato fondamentale, che faccio un'interpretazione, questa è un'interpretazione, quindi un'opinione. Credo che sia parte dello scambio che il governo italiano sostanzialmente fa con la parte della popolazione italiana. Uno scambio chiaramente non scritto, uno scambio non certificato, non certificabile da nessuna legge, ma politica. Le politiche sono, cioè lo insegna la scienza che studia le politiche pubbliche, le politiche sono quelle dichiarate e quelle non dichiarate, e sono anche le non politiche, non intervenire nella decisione che si prende, non intervenire appunto. In questo caso c'è evidentemente questo scambio, e un'altra parte di questo scambio riguarda il modo in cui si gestiscono i centri d'accoglienza. C'è nel rapporto, ma lo voglio ricordare, c'è un centro d'accoglienza che è una pizzeria, come il ristorante in Sardegna, la discoteca e così via, ma ora comincia, e mi interrompo, cominciano a crescere anche i centri di accoglienza grandi, cioè di grandi dimensioni. Uno a Battipaglia, sempre in provincia di Salerno, aperto a maggio, è un residence, si chiama Rotopa. Se voi andate sul sito del Rotopa, è un residence per congressi. Credo che una federazione, non ricordo quale, ha organizzato alcuni mesi fa un incontro, per esempio, cioè c'è la piscina e si invita le persone ad andare lì in vacanza, se prende un bel posto. In realtà non è un residence, forse lo è, ma è lungo una strada fuori dalla cittadina. E il problema è che lì, fino alla settimana scorsa, non si conosceva neanche il numero di ospiti. Noi l'abbiamo saputo perché un pomeriggio, per puro caso proprio, in macchina, facendo i giri nella Piana del Sele per le mie interviste, sempre con Rossella, eravamo lì e abbiamo incontrato un po' di ragazzi neri, piccoli, magari erano ventenni, e in un posto in cui i ragazzi neri non abitano, voglio dire. Quindi è evidente, era un centro d'accoglienza, ci siamo informati, dopodiché, mi ha fatto anche richiesta forse accesso, se non sbaglio. Dopodiché ne ha parlato la stampa. Perché ne ha parlato la stampa? Perché noi con Salvini, che è presente anche in provincia di Salerno nel sud Italia, che è andato, diciamo, se non anche questo è andato giornalisticamente, rilevante, ma lo sanno già gli addetti ai lavori, ha evidenziato il fatto che ci fosse questa presenza incontrollata di neri, proprio facendo riferimento al colore della pelle. Io insisto su questo colore della pelle perché è un elemento a cui si fa riferimento permanentemente. E quindi si chiedeva come mai ci sono questi neri, chi ha autorizzato, il comune, ovviamente il comune che si era appena insediato dopo mesi e mesi di commissariato, perché è un comune che è stato sciolto veramente in situazioni terroristiche, perché quindi qua non ci si fa mancare niente, e ha evidenziato che non ne sapeva, ovviamente giustamente la sindaca era appena arrivata, non poteva saperne. L'evidenza è che una struttura normalmente ovviamente autorizzata dalla prefettura è gestita, la parte alberghiera è gestita dalla residenza, la parte diciamo, i servizi alla persona è gestita dalla Caritas. Io conosco alcuni operatori della Caritas, bravissime persone, gli avvocati della Caritas sono probabilmente i migliori che ci sono, no? In particolare uno, e poi c'è un altro dell'Arci in provincia di Salerno, sono quelli a cui ci rivolgiamo quando c'è un problema e così via. Quindi non è una considerazione di questo tipo, ma c'è una struttura che il cui numero oscilla tra 120 e 200 persone in un residence. Evidentemente quando i numeri diventano di questa natura in un territorio ostile, perché non solo noi con Salvini è intervenuta, la sindaca ha ritenuto opportuno evidenziare che non si apriranno altre strutture di questo tipo. Notizia di ieri ancora, un'impresa privata un'impresa privata che stava ristrutturando un locale che in passato era stato utilizzato dal comune di Battipaglia come scuola, e la stessa impresa ha detto che il comune gli aveva lasciato distrutto, lo sta ristrutturando, è stata sollecitata dalla politica locale dicendo allora che diventerà un centro di accoglienza, altri immigrati ancora. Immediatamente c'è stato un comunicato stampa, la notizia sul giornale La Città di ieri di Salerno, che diceva assolutamente no, cioè questa impresa immediatamente intervenuta per dire non ci permetteremo mai
l'abbiamo, la riorganizzeremo come sarà una struttura commerciale, virgolettato, figuriamoci se la diamo agli immigrati, virgolettato. Quindi è un territorio ostile, in un territorio ostile avere centri di accoglienza con questi numeri è un problema. E in quanto, proprio in quanto caratteristiche politiche del territorio. Allora, da questo punto di vista, ho finito, in provincia di Salerno c'è l'esperienza positiva, che è quella degli sprat piccoli, di piccole dimensioni. Sono gestiti da diversi tipi di associazioni, di ispirazione più religiosa, di ispirazione laica, non è quello il problema. Il punto è proprio il tipo di relazione che si riesce a costruire col territorio. Cioè, evidentemente, è all'interno dei centri. Non è il paradiso terrestre, ovviamente, ma è un modello che esiste. Non è un modello, è una cosa che esiste già, ma in realtà è una certificata, diciamo. Se ne potrebbe tranquillamente fare riferimento, anche evitando in questa maniera che i fenomeni cadano dall'alto, no? Che i servizi cadano dall'alto, da un certo punto si avrà un centro di accoglienza con 150-200 persone, si evita in questa maniera qualunque tipo di speculazione. Chiaro, e ho finito. Il problema è che lo Stato ha l'obbligo, la Repubblica ha l'obbligo dell'accoglienza per i trattati internazionali, l'obbligo dell'accoglienza. Quindi lo Stato articola l'iniziativa, dopodiché ci sono altre amministrazioni che sono le regioni e i comuni, e i quali non sempre possono interessare ad organizzare. Ora non voglio difendere il prefetto Morcone, però il problema esiste dal punto di vista politico. Quindi è chiaro che probabilmente, così come si fa per gli ospedali, per le scuole, dovrebbero esistere delle quote rispetto alla popolazione. Cioè, tu sei Roma e hai l'obbligo, oltre al diritto, di avere molte più scuole di Salerno, che cioè, la proporzione tra il servizio e il numero di abitanti. Questo si potrebbero ovviamente studiare altri criteri ulteriormente, ma si potrebbe pensare, da questo punto di vista, un'iniziativa legislativa che in qualche maniera vincoli, perché altrimenti le regioni e i comuni fanno da sé, come se fossero autonomi, come se fossero repubbliche autonome. In realtà non sono repubbliche autonome, sono amministrazioni della Repubblica Italiana, e diciamo che dovrebbero rispondere. Però in qualche maniera, se non rispondono sul piano politico, vanno obbligati a trattare l'insieme.